un po' l'attenzione, a far credere che c'è qualcuno che fa la lotta alla mafia meglio degli altri in questo emiciclo, qualcuno che è meno compromesso. Ecco, questo non è accettabile, questo non è accettabile, soprattutto quando, ripeto, questo testo non l'hanno votato i singoli parlamentari, una singola forza politica, l'abbiamo votato tutti in commissione, siamo giunti in quest'aula con quel testo condiviso. Spero che lo spirito di quella commissione e di questo testo non si, diciamo, disperda. Per qualcuno che, dicevo all'inizio, forse ha più cara la bottega che i destini del paese. Grazie. Ha chiesto di parlare il deputato Cirielli, ne ha facoltà. Signora Presidente, colleghi, vede, il gruppo Fratelli d'Italia avrebbe voluto già in commissione presentare un emendamento, perché per quanto ci riguarda chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti addirittura con le modalità mafiose, di per sé, per quello che ci riguarda, meriterebbe già di essere punito senza bisogno di ulteriore scambio né di denaro né di altra utilità. E tuttavia sono d'accordo col collega Farina, una volta tanto, un lavoro importante svolto in commissione su un tema così delicato, che veramente credo in buona fede trovi unito tutto il Parlamento, debba mantenere queste configurazioni. Per cui abbiamo rinunciato a presentare emendamenti, riteniamo il testo nel suo complesso equilibrato, capace di punire in maniera seria e severa un fenomeno preoccupante che non è soltanto la mafia, ma gli amminicoli, gli ambienti di contiguità, soprattutto quelli connessi alla politica e alla rappresentanza popolare, che poi hanno consentito negli anni bui della Prima Repubblica un grande rafforzamento e penetrazione della mafia non soltanto nell'economia ma nelle istituzioni. Per cui oggi noi voteremo contro gli emendamenti presentati in questo senso, riteniamo che sia opportuno che su temi così delicati il Parlamento sia unito al di là delle altre battaglie politiche. Grazie. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'emendamento 1.12 Colletti. Parere contrario di Commissione e Governo, voto segreto. È aperto. Non c'è voto segreto perché non è stato chiesto. È aperta la votazione. Colletti. Oliaro, Pagano, Colletti ancora non riesce a votare, i deputati che stanno arrivando pregherei di affrettarsi ai propri